campo quest'oggi l'Under 17 Lega Pro dell'Arezzo, che viene dalla sconfitta netta in casa della Fermana per 4-1. Avversario di oggi è il Racing Fondi, Arezzo che al momento si trova in sesta posizione a 4-12, anche se a 12 punti ci sono anche Paganese e Siena, quindi potenzialmente Arezzo che si trova al quarto posto a meno 4 dalla coppia, anzi dal terzetto che si trova al vertice, Viterbese, Fermana e Juve Stabia. Poi Sussi di prima ancora, dall'altra parte attenzione Verdelli che può scendere giù. Verdelli in mezzo va Milanesi, Verdelli la fonda in aria, Verdelli ancora, Verdelli la conclusione, Trezza che blocca a terra. E questa è stata, diciamo, la prima vera occasione di questa partita. Va Sussi col destro, cerca che la porta, traversa piena di Sussi. Non è finita perché c'è il cross di Calussi e la presa di Trezza sul primo palo. Lorenzo che ha sfiorato il gol, davvero splendida la punizione di Sussi. Sabatelli col cross interessante per Manca, palla che si infila malgrado l'intervento di Mazzei sulla conclusione, cross, tiro cross di Sabatelli, la palla si è infilata con Basile che non ci è arrivato e poi in scivolata è arrivato Mazzei nel tentativo di togliere la palla che a quel punto si è infilata, e dunque al 19° minuto il Racing Club Fondi passa in vantaggio qui alla Nave. Quasi a metà del secondo tempo, minuti 19 e 01. Su questo pallone messo da destra prova a uscire davanti, intervento duro, c'è un rosso in arrivo, attenzione, Manca, espulso. Rinvio di Trezza, l'arbitro ha già il fischietto in bocca e finisce qua. Vince il Racing Club Fondi 1-0. Con una situazione che si è sviluppata nel secondo tempo su una traversone di Sabatelli, palla che si è infilata senza la deviazione di Manca, c'è stata la traversa di Sussi prima, poi il Fondi comunque è riuscito senza rischiare nulla a giocare una gara di grande accortezza nel finale, l'unica macchia l'espulsione di Manca. Dunque il Fondi fa il doppio colpo, vincono sia l'Under 15 per 1-0 e l'Under 17 con lo stesso risultato. Adesso tra poco andiamo a sentire che cosa ci dirà l'allenatore dell'Arezzo, Beppe Fogasassi. Insieme a mister Beppe Fogasassi, diciamo oggi una giornata un po' grigia, contro un'ottima squadra, perché non hanno concesso praticamente nulla, però ecco, i vostri ragazzi non erano nella loro miglior giornata. Diciamo no, ma sicuramente, ma è da un po' che ci capita. E sinceramente non so nemmeno dire le motivazioni. Abbiamo fatto una partita scialba, non credo che non abbiamo provato a cercare di vincere questa partita, siamo stati lì seguendo il tran tran di quello che aveva impostato la squadra avversaria, non ci sono state grosse occasioni né di qua né di là, tiri in porta penso che ne hai annotati pochissimi, e poi come al solito abbiamo preso gol su una ingenuità, diciamo così, perché mi viene un altro termine, ma insomma penso che non sia il caso in questo momento. C'è stata sì, l'unica cosa, la traversa su palla inattiva. Sì, la traversa di Cristian, una bella azione dei milanesi, ma insomma sì. Me ne ricordo due o tre. Sì. E quindi non produrre tutto questo in 90 minuti e passa di partita è un pochino poco. Soprattutto le squadre che non ti lasciano giocare in questo modo, ti vengono a prendere addirittura. No, ma le squadre sono tutte uguali. Noi che spesso e volentieri impostiamo le cose in un modo, poi dopo non riusciamo a metterle in pratica a dovere perché ci spaventiamo, perché prendiamo magari qualche pallone di troppo in mezzo al campo e quindi poi dopo non ci proponiamo più, e questo secondo me non è giusto, perché devi cercare comunque di giocare, comunque di proporti, comunque di cercare di tenere il pallone in terra, visto che non abbiamo attaccanti di stazza, a parte quella che è entrato dopo, con i quali puoi andare a raggiungerli con le palle alte. Non abbiamo anche nemmeno un gran calcio, quindi fatto sta che dobbiamo cercare di giocare la palla in terra. Ci proviamo, però dopo, quando arrivano le prime difficoltà, cambiamo faccia e noi non siamo capaci. Infatti ti ho visto che in alcuni casi puoi chiedere di aprire, di... No? Però qualche volta riesci a incidere, qualche volta no, perché poi dopo sono loro che fanno la partita, l'adrenalina
in campo, poi spesso e volentieri, ti ripeto, hai fatto magari una ingenuità prima e non la rifai più, o pensi di farne un'altra in maniera diversa.